Ragazzi, Giovanni Albanese, lo riporto dato che è stato qua con me poco tempo fa, avevamo fatto una bella chiacchierata. Giova, era stato molto chiaro, vero Giovanni? Dicevi pensiamo al presente perché questo che è nella testa dei dirigenti della Juve, bene, adesso il presente ce l'abbiamo ben chiaro, ma iniziamo a dare uno sguardo anche al futuro. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Ciao, ciao, grazie per l'invito, sempre un piacere ed è giusto che si guardi al futuro non perdendo di vista il presente, perché per alcuni obiettivi bisogna centrarli e sono la base di quel futuro che oggi è giusto cominciare ad immaginare. Sì, anche perché diciamo che da quando ci siamo visti negli ultimi 40 giorni è cambiato un po' tutto il mondo, no? Cioè si è passati da un po' di preoccupazione alla preoccupazione vera per la qualificazione Champions, a una piccola boccata d'aria in queste ultime questi ultimi 10 giorni, le ultime 2 partite che abbiamo giocato tra Coppa Italia e Serie A, e poi ci è andato anche una bella mano sia il Bologna che l'Atalanta nell'ultimo turno, che sono andati a fare dei risultati forse anche poco pronosticabili alla vigilia, e siamo riusciti ad allungare abbastanza, poi con la quinta che dovrebbe qualificarsi in Champions, diciamo dovrebbe fino a che non ci saranno ufficialità, però forse adesso respiriamo un'aria di tranquillità maggiore rispetto a qualche giorno fa. No, io non credo, tranquillità. Non ancora. Secondo me è stata una settimana importante, però che deve riaccendere, non deve spegnere D'accordo, questo ovviamente. Assottigliare l'attenzione, in questo momento qua serve tantissima attenzione, perché ci sono tantissimi scontri diretti in questo finale di campionato. La classifica può ancora essere stravolta, stiamo vedendo in basso alla classifica come una squadra vincendo si tiri fuori dalla zona salvezza, poi magari ne perde 2 e torna giù, e questo effetto qua che sembra lontano da chi come la Juventus guarda giustamente alle prime posizioni, non bisogna perderlo di vista, perché è vero che ci sono, ripeto, gli scontri diretti, ma ci sono anche tantissime squadre pronte a togliere punti alle altre. Quindi attenzione, perché è un finale di stagione molto complicato e chi pensa di poter staccare prima la spina rischia di pagare doppio alla fine. Poi però c'è un dirigente che è giunto lì, che deve un po' dividersi, no? Tra il corpo dirigenziale, quindi programmazione e quant'altro, e lato sportivo. Quindi lato sportivo sono d'accordo, come dici te, bisogna rimanere lì, i giocatori, il gruppo squadra, allenatore, staff, e puntare quelli che sono gli obiettivi concreti, però dall'altra parte chi deve iniziare a programmare la stagione dell'anno prossimo non può fermarsi solo a queste parole giustissime, che sono però una barricata, e bisogna iniziare un po' a guardare anche alcuni colpi, come Felipe Anderson, che mi pare di capire essere un nome molto molto caldo per la Juve, no? Sì, non c'è la firma, ma diciamo che è un'operazione che sembra abbastanza indirizzata. Giuntoli è stato, credo, molto bravo già a fine gennaio a lavorare sulle tracce del calciatore, che può arrivare alla Juventus col decreto crescita. Ah, ancora col decreto crescita? Lo ha la Lazio, rimanendo in Italia, chiaramente. Interessante. Cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che la Juventus potrebbe aumentare l'ingaggio di Felipe Anderson, ma come costo azienda all'ordo verrebbe a costare, certo, quanto in questo momento, per esempio, pesa al netto dell'ingaggio Chiesa. Quindi metti dentro un giocatore d'esperienza che conosce bene la Serie A, che sicuramente può darti una mano anche in campo europeo, e che sicuramente nel giro di 2-3 anni ti può dare tantissimo. E secondo me è giunto di fare tante operazioni di questo tipo. Sono quei parametri zero che possono tornarti utile nell'immediato. La Juve dovrà fare tante cose, non si può pensare di fare investimenti in lungo e in largo per mettere dentro tanti giocatori. Quindi secondo me tra parametri zero e prestiti dovremmo fare attenzione a tantissime tracce di mercato che magari apparentemente sono impossibili. E invece secondo me, per come si sta ritrovando la Juve oggi a immaginare il futuro prossimo, sono soluzioni che tornano utili. Sì, ho una domanda e una considerazione. Beh, la considerazione è che ci può stare che vadano a fare delle trattative di questo tipo, perché credo che comunque la base della Juventus sia già buona, tra giocatori in prestito, tra giocatori presenti in prima squadra. La Juventus ha comunque dei calciatori di qualità che sono anche maturati magari in altre piazze, come Huijsen, come Boulé, come Barrenechea. Invece la domanda è: ma quindi il decreto crescita è applicabile solo a giocatori che già ne stanno usufruendo in Italia, e però
per tutta la durata del contratto rimarrà, perché leggevo che in realtà il decreto crescita è stato abolito e quindi soltanto quelli che già ce l'avevano in precedenza, per quanto tempo ancora? Il decreto crescita è stato abolito. Esatto. Chi lo aveva lo mantiene fino a 5 anni. Ah, benissimo allora, perfetto. E molto bene. Entro il quinto anno ha acquistato un immobile in Italia. Un figlio. Eventualmente anche la nascita di un figlio sarebbe legato a questo aspetto. Nascita del figlio in Italia. Certo. C'è una proroga di altri 2 anni. Nel caso di Rabiot, per esempio, è vero che lui quest'anno è al quinto anno di decreto crescita, ma acquistando un immobile in Italia potrebbe prorogare per altri 2 anni. Quindi, ma un immobile qualsiasi? C'è un monolocale in centro a Torino, va bene qua. Un garage. Benissimo, meraviglioso. Anche un posto auto, no, un posto auto non basta. Però, ecco, un immobile è... Insomma, non è proprio uno scenario impossibile. No, per me un po' di più forse, per loro un po' meno. Non devono fare il mutuo, ecco. Quindi, no, direi di no. Secondo me, insomma, con la volontà del calciatore a rimanere in Italia si può anche fare una roba del genere. No, ripeto, è una cosa importante perché, per esempio, Rabiot, che è tanto legato ad Allegri, sì, ma molto legato a Thiago Motta, secondo me non è così impossibile che possa rimanere alla Juventus. Secondo me anche lui aspetterà l'estate, capirà quale mercato si muoverà attorno a lui, quali offerte ci saranno. Lui non ha mai nascosto l'ambizione di andare in Premier League, però certo. Sai, rimanendo in questa Juventus può sempre più consolidare la sua centralità. Quindi io non mi sento di escludere nulla sul futuro di Rabiot. Hai fatto tutto te, hai tirato fuori te tutti i nomi, quindi Allegri, Motta, credo che sia un discorso legato al fatto che Giuntoli, sì, d'accordo, aspetterà la qualifica della Champions o tutti i dirigenti che sono interessati per ufficializzare questa roba, però si va in quella direzione, quindi cambio di guida tecnica con Thiago Motta, favoritissimo. È giusto parlare di percezioni in questo momento, perché aspettare le ufficialità a volte significa... Nella barba lunga. Sì, rischio di davvero di allungarla ulteriormente. Non lo so, cioè, la percezione è questa. La percezione è che negli ultimi 2 mesi questo crollo verticale della Juventus abbia anche indebolito la tesi che la Juve avrebbe potuto pianificare un futuro sulla panchina della Juventus al termine del contratto di Allegri, magari certo. Rendendo anche più sostenibile il contratto di Allegri, perché poi, così come altri calciatori importanti, Allegri ha un ingaggio alto che è lontano dalla logica di ridimensionamento dei costi che sta provando ad adottare la Juventus con tutti i suoi tesserati. Quindi si poteva anche immaginare un rinnovo con riduzione per il tecnico per rendere la cifra più sostenibile il prossimo anno e arrivare comunque a onorare il contratto fatto fino al 2025 tenendolo appunto legato alla logica di ridimensionamento dei costi. Però gli ultimi 2 mesi hanno, ripeto, indebolito la posizione del tecnico. Un conto sarebbe stato arrivare a fine stagione a 2-3 punti, certo, dall'Inter, no? Certo. Per il mercato che non hai potuto fare l'estate scorsa, potevi anche immaginare di consolidare la rosa col mercato e rilanciare sullo scudetto. Così arrivi a perdere 20 punti in 9 partite, e, insomma, dai la netta percezione che serva un qualcosa di completamente diverso, l'inizio di un ciclo con presupposti completamente differenti da quelli attuali. È per questo motivo che i discorsi su Thiago Motta, che è il primo nome per sostituire Allegri, li faccio e credo ormai, insomma, siano comprensibili con questa direzione netta alla luce dei risultati che ci sono stati. Poi ci auguriamo tutti che in questo finale di stagione la Juventus possa fare un trofeo, possa chiudere decisamente meglio rispetto all'ultimo periodo. Certo. Poi io ho un po' anche la percezione che non sia solo una roba sportiva quella di Allegri, quanto più una roba anche ambientale. Credo che proprio che si sia arrivati a una frattura dal punto di vista della continuità, perché comunque 10 anni
che sono 8 da allenatore più 2 in cui si è discusso tanto di Allegri tra Sarri e Pirlo, per forza di cose poi diventa anche stressante e stancante. Però dall'altra parte, se prima abbiamo parlato di Rabiot come legame a Thiago Motta, Thiago Motta è legato anche a altri calciatori che in questo momento si sono guadagnati un nome anche in chiave mercato, che forse l'anno prossimo giocherà la Champions League col Bologna, oppure saranno nomi di mercato, e ce ne sono 3 in particolare che vedo associati alla Juve già oggi. Quindi vuoi perché Thiago Motta può essere un nome, però io leggo sempre di Ferguson, di Calafiori, e un paio di settimane fa te hai parlato addirittura di Zirzé, quindi siamo andati proprio all in sul Bologna. Sono riscontri che trovi azzeccati questi? Sono nomi concreti? Sono nomi concreti, ce ne sono molti altri anche sul versante bianconero in quota Bologna. Ok. Così come la presenza di Sartori, il direttore sportivo del Bologna, allo Stadium nelle ultime occasioni mi ha fatto pensare che qualcosa potesse nascere anche in prospettiva, perché poi è un Bologna ambizioso, questo è un Bologna che ha tutte le carte a regola per tornare in Europa. Capiremo anche quale Europa, perché in questo momento siamo in Champions League. In ogni caso anche l'Europa League sarebbe un salto in avanti per il Bologna. Capiremo anche quale sarà la nuova guida tecnica del Bologna. C'è anche un aspetto che secondo me è bene mettere in evidenza. Vai. In questo momento il Bologna sta facendo quadrato attorno all'allenatore, e Thiago Motta non vuole assolutamente distrazioni attorno alla descrizione del suo personaggio extra Bologna. Ci sta. Io credo questo sia un bel segnale, sì, professionale e anche di serietà. Che mi fa capire che stiamo parlando di un personaggio di alto livello. Certo. Anche perché poi lo stiamo vivendo anche in casa Juventus, se no c'è Manna, promesso sposo del Napoli. Esatto. Obiettivamente l'operatività cambia, non possiamo nasconderci. Certo. Cambia. In questo, la Juventus storicamente non ha mai vissuto queste situazioni qua, che per certi versi sono anche imbarazzanti, e secondo me, ecco, su queste cose i periodi, la primavera è sempre un periodo strano, no? Sì, di cambiamenti, e quindi meno indiscrezioni ci sono, più si va spediti verso obiettivi e anche cambi, se vogliamo, no? Perché poi è giusto che le aziende calcio vadano a pianificare il futuro per tanto tempo. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Io credo la Juventus abbia deciso il futuro in primavera dell'anno scorso con l'arrivo di Cristiano Giuntoli. È lui che fa cominciare il nuovo ciclo. Certo. Ed è per questo che questo è stato definito anno zero, perché Giuntoli è arrivato a mercato cominciato l'estate. Io sono d'accordo sull'anno zero, perché Giuntoli che fa... cioè non, è l'anno zero per la Juventus. In generale, per la Juve inizia questo nuovo ciclo, esatto, sportivo. È quindi, Giuntoli. Insomma... questo è quello che ti dico sul Bologna. Dopodiché, Calafiori è l'obiettivo numero uno per la difesa. La Juventus sta cercando un mancino che deve prendere il posto di Alexandro. Tu giustamente mi chiedi adesso, anticipo la domanda, ma Jalò fin qui non ha convinto. Arriva da un lungo periodo... Tanti auguri, tra l'altro, il suo compleanno, tanti auguri. Tra l'altro. Arriva da un lungo periodo di stop. È ipotizzabile un prestito l'estate prossima, in modo da farlo giocare con maggiore continuità e anche con meno pressione rispetto a quella che potrebbe avere alla Juventus. Calafiori è il primo nome per la difesa della Juventus. Sul nome di Ferguson io ti dico, la Juve c'è. Io penso che Ferguson sia più un nome per il Napoli, okay, che per la Juve. Ok, quindi è un nome di Manna, mi stai dicendo. La Juve, secondo me... ok, no, va bene. La Juve, secondo me, va all'in su Kop Minas. Addirittura. Allora, aspetta un attimo. Chiarezza. Un passo indietro, poi andiamo sul centrocampista. Fermiamoci su Calafiori. Facciamo così, prendi un foglio bianco. Ok, vai. Dimmi. Metti 4 pallini per i difensori. Ok. Il modulo mi stai... già. Ok, 4, 2. 2 per i centrocampisti. 3 per le mezze punte,
È un attaccante. Ok, mi stai già stimolando tantissimo perché proprio stamattina ho fatto un'analisi tattica e quindi sono molto galvanizzato. Poi se la vuoi scrivere 4-3-3 la scriviamo. È uguale, è uguale. Va bene, va bene. Allora, ok. Però fermiamoci perché sennò le coronarie me le blocchi subito. Allora, Thiago Jalò, mi dicevi, non ha convinto, era stato preso per bloccarlo sulla concorrenza parametro zero, era un giocatore che tornava incrociato, sapevamo potesse avere delle difficoltà, dispiace se andrà in prestito, però vediamo. Il te mi parli di sostituzione Alexandro, però allora io la domanda che ti faccio successivamente è, ok, però Rugani sta rinnovando, Danilo non so se sarà un terzino, Huizen dovrebbe rientrare, e Bremer è della Juve, quindi significa che iniziamo già a essere significa due cose. La prima. Vai. Io credo la Giuntoli voglia patrimonializzare il più possibile sui giovani. Ok, quindi Wiese rimane. Oh, no, o proprio dal punto di vista economico dici? Dal punto di vista economico. Ah, da economico. Oh cavolo. Quindi Wiese non rimane. Secondo me qualche giovane di questi che sta facendo bene di fronte a offerte c'è da pensare che possa andare via. Da Hausen a Sulè a Barrenecea a qualche altro. Ok. È chiaro che rastrellare queste risorse ti deve dare la possibilità di andare su giocatori magari più pronti per la prossima stagione. Sarà una stagione complicata la prossima, perché il ritorno in Champions League, poi il mondiale per club, cambia l'allenatore. Non sto dicendo che la Juve non vuole valorizzare i giovani, perché quello mi pare evidente, è stato dichiarato, però sarà un mercato diverso, cioè i giovani li hai, adesso quelli che metti dentro ti devono davvero fare compiere il salto di qualità, quindi o è gente di personalità, o è gente di esperienza, o è gente di grande qualità, che poi sono le tre componenti che a volte mancano quest'anno. Ok. Quindi su Bremer il ragionamento è molto facile, c'è una clausola che si attiva al 2025, ma di fronte ad un'offerta da circa 60 milioni già la Juve lo cede, e a gennaio c'era il Manchester United che era già pronto a sondare e trattare per una cifra vicina a 60 milioni. Quindi non possiamo dire con certezza che Bremer andrà via, ma è molto probabile che di fronte un'offerta del genere possa andare via. Secondo me la Juve ragiona su una difesa a 4. Ok, quindi Bremer già di per sé. Bremer di per sé, che è stato preso come miglior difensore della Serie A in una difesa 3 e che in queste stagioni ha giocato in una difesa 3, può essere anche dal punto di vista tattico un sacrificato. Esatto. Ok. Perché ti ho sottolineato che Calafiori dobbiamo intenderlo come il sostituto di Alexandro? Perché andasse via Bremer, è evidente che in questa difesa dovrebbe arrivare un altro giocatore importante. Quindi sono due, dici? In modo da avere anche Gatti e Danilo, che ti può giocare sia da terzino che da centrale. Non ce ne sono tanti. Cioè, se torniamo a ragionare su una Juve che deve fare il campionato, la Champions League, 8 partite di Champions League almeno, e poi il mondiale per club, si gioca ogni 3 giorni, dobbiamo tornare a ragionare su una rosa ampia. Infatti, cioè, siamo solo alla difesa, ma siamo sulla rivoluzione. Noi a questo ragionamento qua, sì, è vero. Perché comincio a vedere che al terzo nome di un giocatore per quel ruolo, qualcuno dice, ma diventano troppi. No, ci siamo disabituati, no? No, quasi diventano pochi, mi da dire. Se Sandro va via, Jalò va in prestito, Bremer si può cedere, Huizen se arriva l'offerta a parte, vuol dire che si fanno degli acquisti. Quindi io credo noi dobbiamo mettere dentro 5 centrali che possono sostenere campionato e Champions League, quindi 5 titolari. Ok, poi magari il quinto può essere Rugani. Rinnova per quello, immagino Rugani. Esatto. Poi c'è un tema terzini. Che questo è importante, sì. Cambiaso lo è, qualche altro da rivedere. La fortuna di Cambiaso è che ti gioca sia a destra che a sinistra, quindi secondo me un esterno forte. In questo momento non ho il nome, non ho un candidato. Però Mister X. È un Mister X che secondo me è di alto livello. Ok. Poi c'è il tema centrocampisti.
Io credo la Juve voglia mettere dentro un organizzatore di gioco importante. Ok. Un organizzatore di gioco importante. C'è da capire Rabiot, come ti dicevo prima. Rientra Fagioli. Certo. C'è da capire Locatelli. Da capire Locatelli. Nel senso che in base a come vuoi giocare, devi... Nel centrocampo a due, per esempio, Locatelli ci starebbe molto bene. Anche con De Zerbi ci aveva già giocato, aveva fatto vedere delle buone qualità. Dopodiché, per me, l'all-in è Cop Miners, come ti dicevo. Che okay. Nel 3-1 finisce a giocare dietro la punta. Sì. Ma, però vedo che stai ridendo. No, cioè, stai sorridendo. 3 magari fa la mezzala. Sì, però io volevo arrivare da un'altra parte. Come che... vuoi. No, ma te stai facendo il furbo adesso, però, perché... Oppure... Ecco, vedi, sapevo che arrivava un punto. Stai facendo il furbo, ok. Oppure... C'è l'altro grande progetto. Ecco. Che riguarda Zirze. Ecco, e io volevo arrivare lì, perché stai facendo il furbo, hai nominato quelli che volevi, ma questo l'hai lasciato da parte. Adesso parliamo di Zirze. Ma so dove... Ma tanto ho capito dove volevi arrivare. Esatto, quindi. Vai. Il progetto per Zizè è questo. Mm-hmm. Il Bayern Monaco ha un'opzione per riscattare Zirze a 40 milioni. Ok. Se il Bologna ricevesse una offerta superiore ai 40 milioni, il Bayern Monaco avrebbe la possibilità per contratto di pareggiare quell'offerta. Ok. La Juve perché ha incontrato il Bayern Monaco? Provando a capire... Già incontrato. La volontà del Bayern Monaco, sì, l'ha incontrato inizio marzo, quando abbiamo parlato okay. di movimenti. Ok. Ha sondato la disponibilità del Bayern Monaco a riscattare per 40 milioni Zirze e prenderlo in prestito. Ok. Beh, il Bayern Monaco ha riso o ci sta pensando? No, non ha riso. È già qua. Secondo me si sta facendo... Ognuno qui deve fare il suo gioco. Perché? Perché la Juve col Bologna può trovare un'intesa anche su contropartite tecniche e fare una operazione già su Calafiori. Ah, okay. Interessante. Secondo me Nicolussi Caviglia è un giocatore che può interessare al Bologna. Il Bologna... In Europa potrebbe ragionare su Ken, per esempio. Mm. Ci sono tanti giocatori della Juve, tanti giovani che possono tornare utili al Bologna. Un Bologna che deve riorganizzare la rosa eventualmente per giocare anche in Europa. Okay. Il Bayern Monaco oggi non ha spazio per Zirze subito e non ha neanche magari la certezza di poterlo rivenderlo a chissà quanti milioni, mm-hmm. perché sì, ha fatto bene, ma ha fatto bene in Italia e al Bologna, e in questo senso non dobbiamo noi sentirci oltre quello che siamo. Il campionato italiano oggi sì, certo. È di una fascia inferiore rispetto ad altre realtà, quindi per il Bayern Monaco potrebbe esserci comunque una base di interesse. Riscattare a 40 milioni Zirze, farlo valorizzare ancora in un dallo stesso allenatore e dallo stesso allenatore che l'aveva valorizzato Bologna, forse. Ok. Quindi. Esatto. E fargli prendere ulteriore valore in un top club come la Juve. Fargli giocare la Champions League, fargli giocare il Mondiale per club. Okay. Avendo la possibilità di farlo, ti giochi una bella possibilità, no? Sì. La Juve avrebbe il calciatore, non può comprarli tutti la Juve, ecco perché ti dico, secondo me la Juve vuole andare all'in su Cop Miners. Poi se tu mi chiedi, ma Cop Miners è più Zirze, sì, non è un problema. Però l'altro lo prendi in prestito. Ma sai che anche dal punto di vista tecnico però poi in sé, perché comunque Zirze sì, è un attaccante, però è un giocatore molto tecnico che viene molto sulla tre quarti, quindi cioè, sarebbero loro due dietro una punta? Eventualmente, o comunque tu... è ipotizzabile questo, o ripeto, un 2-3-1 in cui poi ho un 4-3-3 in cui possiamo disegnare cavolo. Tante cose. Sì, sarebbe ultra offensiva. Okay. Ultra offensiva. Sì, ma si sta andando in quella direzione lì. Ok,
Mi stai gasando, però. Gli equilibri. Li crei. Si creano consolidando la fase difensiva e credo... Tiago è molto bravo qua. Sì. Dopodiché, adesso non vorrei che dessimo la sensazione di essere troppo sbilanciati su un progetto pro Tiago Motta, no? Cioè, stiamo parlando di ipotesi per il futuro, però sono le cose che... non sono certezze. Non sono certezze, sono ipotesi. Ok, esatto. Questo deve passare. Ecco. La base del discorso qual è? La Juve Vlahovic lo tiene. Ok. Tratta Zirkzee, perché Zirkzee è una seconda punta. E perché evidentemente il reparto d'attacco della Juventus del futuro sarà un reparto importante. Dove? Ken è in uscita. Milik è in uscita, vuole andare in Premier League, tant'è che ha cambiato agente e lo ha preso con particolare attenzione, no? Considerato che stiamo parlando di un'agenzia molto forte in Inghilterra. Chiesa al momento è da capire, perché secondo me anche lui sta pensando al cambiamento e vuole capire quale sarebbe il posto per lui in un progetto eventuale nel futuro. La Juventus non può perdere l'investimento fatto sul calciatore, quindi o rinnova alle condizioni della Juve o viene ceduto quest'estate verso la cessione. Quindi io immagino la Juventus stia ragionando su tante cose, però le ipotesi sono tutte di alto livello, perché mi pare di capire che non ci sia più la volontà di accettare il compromesso del livello medio. Cioè, okay. O gente che fa la differenza o gente da costruire. Gente mezza no. Cioè, o mi fa la differenza o non spendo soldi su quel determinato profilo. Ecco, questo è un po' il ragionamento. E Yildiz invece... Per chiudere il quadro... No, dico Yildiz è l'unico che non abbiamo citato lì davanti, è uno di quelli su Yildiz cui... è il futuro. Ok. Questa è una sottopunta... È un attaccante esterno per fare il tridente e tante cose, devi semplicemente dargli spazio e fiducia. Perfetto. Ok. Perfetto. In tutto questo ragionamento di mercato non è una priorità, o meglio, non sembra una priorità, ma lo diventa. La Juventus deve capire come strutturare il portiere del futuro. Certo. Perché certo. Szczęsny guadagna tanto e non vuole rinnovare con riduzione. Ah, che però quindi potrebbe andare a scadenza al 2025. Perin rischia la cessione di conseguenza, perché la Juve vuole mettere un portiere che possa fare da vice per un anno fino a scadenza di Szczęsny per poi diventare titolare. Ma già quest'anno, quindi, perché già so che prossima. Tu estate prossima, quindi 24, perché scadono tutti e tre 25 i portieri, il blocco portiere. Esatto. E qui, se finora abbiamo fatto tanti nomi, dobbiamo anche tenere in considerazione poi quanto la Juve può esporsi su un investimento per il portiere. Certo. Perché, e giustamente parliamo di carne secchi, ma l'Atalanta non lo lascia andare per meno di 35-40 milioni. È merce rara anche il portiere, sì, certo. C'è qualche traccia, seppur timida, su Turati, che è un po' il carne secchi dell'anno scorso alla Cremonese, e sembra anche lui avere prospettiva, tra l'altro è di proprietà del Sassuolo, e dobbiamo capire il Sassuolo... Se rimane o no. Insomma, quale cosa farà il Sassuolo il prossimo anno, considerato che rischia pure di retrocedere. E poi c'è il nome di Gregorio, portiere che sta convincendo, è un 26enne, sta convincendo al Monza. Lo porti a casa con una ventina di milioni, e io credo la Juve anche qui stia ragionando sull'ipotesi di fare qualche scambio col Monza, considerato che di giocatori che potrebbero tornare utili al Monza ne ha. Quindi ipoteticamente Szczęsny più De Gregorio, che sta sotto l'ala di Szczęsny per una stagione, ho capito bene? Sì, come Szczęsny fece con Buffon. Con Buffon, esatto, il piano è una roba di questo tipo. Praticamente, Giovan, tu mi hai illustrato veramente... Mal di testa. No, più che altro mi viene in mente una... giorni facciamo un'altra con altri 10 nomi, No, è quello, cioè la parola giusta è rivoluzione. Cioè, qui hanno completamente in mente di rivoluzionare la Juventus, mi viene in mente un'altra. Nei concetti base,
cioè le colonne portanti che reggono il progetto di oggi, secondo me, sono in discussione. Perché quando cambiamo totalmente le visioni, ci sono tanti giocatori che possono tornare utili. Per esempio, si parla tanto della necessità di rivoluzionare il centrocampo. Poi in realtà i centrocampisti che è rosa hanno tutti un trascorso importante nel centrocampo a due. Sì, sì. E magari devi invece adattarli nel centrocampo a tre. Sì, forse McKennie l'unico che no, però si arrabbiò. Avendo rifiutato la proposta di rinnovo con riduzione, anche lui non ne abbiamo parlato, ma è destinato ad andare via l'estate prossima. Ha già rifiutato, quindi ufficiale. Ci che ha già rifiutato. Okay. Quindi i margini per rimanere mi sembrano pochi. Poi è chiaro, devi fare tante cose, però pronti via, la Juve, uno, non ha l'obbligo di cedere e di svendere i pezzi pregiati, che è una cosa importante, significa tornare ad avere solidità sul mercato. Chiaro. Di conseguenza può gestire le cessioni e poi reinvestire in base a quello che fa. Chiarissimo. Vado a prendere un'aspirina, Giova, perché mi hai buttato in un frullatore e l'hai acceso al massimo. Quindi... E niente, questa è la prossima. Oh, allora, facciamo una cosa però, perché dopo ripetiamolo ancora. Non è che succederà tutto questo, ma nella testa della Juve però c'è la volontà di cambiare. No, mettiamo che succede, dai. Cioè, ah, anche, va, boom, vai. Ricordiamoci, se no, Luca, se no giochiamo a nascondino. È giusto, okay. Come dire, al 9 di aprile è giusto dare un primo indirizzo. Poi, come succede sul mercato, le operazioni partono dai sondaggi, vanno avanti con le trattative, e arrivano alla chiusura degli affari, e a volte gli affari non si concretizzano neanche dopo le visite mediche. Abbiamo visto Samardzic l'estate scorsa con l'Inter. Quindi è chiaro che ci sono mille cose che devono succedere da qui all'estate prossima. Però io credo Calafiori per la difesa sia un nome, Kop Miners per il centrocampo sia il nome, Felipe Anderson sia un altro nome già abbastanza indirizzato per l'attacco. Poi, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, come vedi, si sente di Zaccagni, di Gudmundsson, di tanti giocatori che comunque ci indirizzano verso la ricerca di attaccanti esterni. È chiaro che la Juve non può farli tutti. Tutti, ma ovvio. Però si sta lavorando per qualcosa che vada in quella direzione. Quindi facciamo un gioco, ipoteticamente il primo settembre 2024, ultimo giorno della chiusura del mercato, ipotizziamo non più Ken, non più Milik, probabilmente non più Bremer, però ipotizziamo dentro Felipe Anderson, ipotizziamo dentro Kop Meyers, ipotizziamo dentro Calafiori e Thiago Motta. Questo potrebbe essere un giochino per ritirarlo fuori il primo settembre, no? È Di Gregorio, questi sono cinque. È Di Gregorio, bam! Abbiamo fatto proprio... Bello, bello, quasi uno per reparto, più... La trattativa Zirze scollegata, si sta ragionando. Ecco, quello lì, secondo me, è un qualcosa di interessante perché, come vedi, ci sta provando il Milan, ci stanno provando tutti a trovare un'intesa in quella triangolazione. E secondo me la Juve può avere delle grandi possibilità, no? Sia col giocatore e volendo anche col Bayern Monaco. Poi, ripeto, dobbiamo ancora aspettare e capire. Certo. Quello che può succedere, però apparentemente sembra un affare per nessuno. Nel concreto, e stando alle possibilità reali che hai, dovendo fare mille cose, un prestito a volte ti risolve pure i problemi nell'immediato, e poi magari in futuro puoi avere la possibilità di rivedere le condizioni. Per esempio, Alcaraz, secondo me, è un giocatore che la Juventus proverà a trattenere. Come? Magari proverà a rinnovare il prestito. Certo. Non riscattandolo a 49 milioni e mezzo. Però è uno che, secondo me, nella rosa potrebbe avere la sua collocazione. Io direi che abbiamo fatto anche il bel giochino della prediction del futuro, magari facciamo anche un bel video corto e lo spammiamo sui social. Io Giova ti ringrazio per questa chiacchierata e ovviamente invito i ragazzi a passare anche dal tuo canale YouTube, perché vedo che comunque bene o male adesso sei iniziato a diventare abbastanza attivo,
ti sei ritrovato grazie, un po' nel mondo, mondo YouTube, mondo social. Sì, nel tuo mondo. Nel mio mondo, no? Ti stai iniziando a trovare un po' più a tuo agio, cosa dici? Sì, dai, sì. Sì, beh, il tempo di prendere un po' le misure e di incastrare un grossissimo impegno, perché poi, insomma, sempre alle spalle c'è un grande lavoro per realizzare un contenuto e renderlo interessante, proporlo anche nel giusto modo. Tu lo fai in maniera straordinaria e io, insomma, provo a incastrarlo in una quotidianità che, insomma, prevede degli altri spazi, degli altri momenti, però... Insomma, in qualche modo si prova anche ad avere la percezione di un pensiero che non si può sottovalutare, che poi è quello del tifoso. Certo, no? Certo. La pancia del tifoso, secondo me, è fondamentale. Perché se no ci raccontiamo un mondo ideale, ma che non esiste semplicemente perché non è vicino e aderente a quello che vuole il tifoso, che resta certo. Il protagonista principale di questo mondo, no? Ovviamente sì. Ognuno che indossa la maglia rappresenta 12 milioni di tifosi e quindi a volte deve dare molte più spiegazioni di quelle che pensa di dover dare, no? A due, tre che fanno domande. Certo. Possono anche essere fuori luogo, ma evidentemente hanno una logica, ecco, hanno una struttura. Va bene, Giova, io ti ringrazio infinitamente e niente, vediamo al 1° di settembre, punto la sveglia sul calendario, la metto, mi segno e poi andiamo a vedere quante ne abbiamo beccate. Ciao Giova, grazie mille. Ciao, un abbraccio, grazie.